Filippo Rosati, giornale Alto Adige, è una partita che avete cercato di raddrizzare soprattutto nel secondo tempo. Cos'è mancato a questo Perugia per poter riuscire nell'impresa? Ma secondo me è stata una partita equilibrata dove secondo me il pareggio era giusto, però quell'episodio sul calcio d'angolo ci ha un po', per 5 minuti ci ha un po' destabilizzato, poi abbiamo cercato in tutti i modi di recuperarla, almeno di portare un punto a casa, ma non ci siamo riusciti. Prego. Ti aspettavi questa partita qua? Mi è sembrato che voi cercavate un po' di far fare la partita all'FC Südtirol, voi magari di aspettarli un po' all'inizio. Qual era il vostro, diciamo, piano partita? No, noi abbiamo cercato in tutti, avevamo preparata che era una partita così, una partita fisica sulle seconde palle. Secondo me l'avevamo preparata bene. Poi c'è stato il primo gol che ha fatto un gran gol da fuori area, noi siamo riusciti a recuperarla sul rigore. Nel secondo tempo eravamo entrati bene, poi con l'episodio sul calcio d'angolo ci ha un po' destabilizzato, come ha detto prima il tuo collega, poi abbiamo fatto di tutto per cercare almeno di portare un punto a casa, ma non ci siamo riusciti. Sì, ciao Francesco, Alessio Torsuoli per acperugia.com. Adesso oggi, diciamo, qualche giocatore era rientrato, la prossima gara contro la Regina comunque mancherà mezza difesa, sicuramente un po' questo ha condizionato un po' anche, no, il proseguo del percorso delle ultime gare, quindi anche questa situazione di emergenza. Sì, nelle ultime gare siamo stati un po' in emergenza, ma secondo me chi è entrato ha fatto bene, cerca sempre di dare il massimo, perché comunque siamo un gruppo dove ognuno cerca di dare una mano al compagno. Quindi ora abbiamo delle assenze, dicevano prima Curato, poi Alejandro che è squalificato, però dobbiamo cercare di essere compatti perché giochiamo in casa contro una squadra forte come la Regina e quindi dobbiamo cercare di dare il massimo come abbiamo fatto. Senti, oggi secondo te che cos'è che non è funzionato? Oggi sono stati un po' gli episodi, dai, secondo me l'episodio pure allora ha fatto un gran gol, il primo gol, poi il secondo tempo noi eravamo partiti bene, dove c'è un po'... Abbiamo messo tante palle dentro, ma non siamo mai riusciti a chiuderla.